E allora continua la lunga diretta di Platinum Calcio, buon pomeriggio, ben trovati con la linea diretta dove siete voi protagonisti a parlare di questa Fiorentina in questo caldo, in questa caldissima domenica, sembra quasi d'estate ma siamo ancora in primavera. Parleremo però di due sconfitte purtroppo perché la Fiorentina si è proprio arrestata e allora un punto in tre partite. Parliamone insieme a voi, vi ricordo i nostri contatti. Ovviamente potete anche scrivere una mail a platinumcalcio@libero.it e poi il nostro numero di telefono come sempre in sovraimpressione. Io vado a salutare come sempre il mio compagno di viaggio, caro Enzo, ben trovato. Ben ritrovato anche a te Elisa e buon i nostri pomeriggio. Amici ci seguono, buon pomeriggio a tutti, ciao. Purtroppo, caro Enzo, noi eravamo abituati male con tutte quelle vittorie, uno slancio pazzesco, poi un pareggio. E poi ora due sconfitte addirittura anche contro il Sassuolo. Sì, un brutto. Cosa mi dici? Brutto e brusco ritorno alla realtà di una squadra che ieri ha giocato malissimo, forse una delle peggiori partite della stagione. Anche quelli che sono entrati nuovi, Pioli ha proposto qualcosa. E la squadra è ritornata a quello che purtroppo era, cioè alla sua modestia che era stata superata in un momento particolare. Questa squadra dovremmo sempre ringraziarla, io ho detto che per me resterà nella storia della Fiorentina perché per quello che è successo, per la reazione che ha avuto, questi ragazzi straordinari che hanno dato tantissimo alla città, ai tifosi, di più di quello che potevano dare, quelle sei vittorie consecutive da regalare per onorare la memoria del loro capitano, quel gesto straordinario che rimarrà un'icona della storia della Fiorentina. Però poi lo sport è questo, ti presenta il conto quando la tensione emotiva, quando le grandissime motivazioni calano, e la Fiorentina è una squadra costruita male, pensata peggio, e la modestia di troppi giocatori, perché poi se manca, se ti capita come ieri che Chiesa è stanco, che Pezzella è squalificato, che Vertù non fa una partita come ha fatto incredibile, come ha fatto contro la Lazio, Simeone è in un momento di difficoltà, ecco che chi gioca, chi subentra ha dei limiti enormi e perde anche con il Sassuolo che, ti dico, chi ama il calcio ieri non è stata una partita, è stata inguardabile. La prossima partita si giocherà in casa al Franchi contro il Napoli. Si giocherà domenica 29 alle ore 18. In bocca al lupo alla squadra viola.